Ho scelto questo argomento perché, intanto perché l'autunno quest'anno mi ha fatto fare molte riflessioni che forse ho già condiviso e forse avete letto, sul fatto che, io sono qui adesso, gli alberi perdono le foglie ovunque, ma io vivo praticamente nel bosco, quindi sono circondato dagli alberi. E a parte gli abeti, no, li ho visti ingiallirsi e cominciare a perdere le foglie. E io non ero pronta per questa cosa. Avrei voluto che l'estate durasse più a lungo. E li guardavo e dicevo, mamma mia, però dai, no, resistete un altro po', non rimanete verdi. Ma ovviamente loro hanno continuato a seguire la natura, no? Quello che era previsto che facessero. E quindi mi ha fatto pensare, no, come noi cioè, loro lasciano che le foglie cadano e ho pensato a come questo potesse essere simbolico per noi, no, a come dovessimo lasciare andare le cose che non ci servono più. Magari usare questo periodo così, per riflettere su altro, no, per magari raccoglierci un po' dentro di noi. Qualche giorno fa avevo già partecipato a degli incontri di donne, questi cerchi di donne, però martedì ce n'è stato uno che si chiama La Tenda Rossa. La Tenda Rossa rappresenta un po' il grembo materno ed è un posto in cui le donne si riuniscono per ritrovare un po' questa energia femminile, no? E per supportarsi, per sostenersi, eccetera. C'è un accordo all'inizio di quei momenti, per cui non si può raccontare quello che succede lì dentro e non lo farò. Però ho sentito proprio come c'era bisogno di questo, come c'era bisogno di scaricare, di lasciare andare, di veramente concentrarsi su altro, perché a volte ci sono delle cose che si stratificano e che rendono poi molto difficile andare avanti. Il detox dal punto di vista fisico, depurativo, così è una cosa che ormai è abbastanza comune, no? E l'idea è che ci si vuole liberare di queste tossine e altre sostanze che non ci fanno stare bene. Allo stesso modo è importante riuscire a farlo anche con le emozioni. Per riuscire veramente a liberarci di tutto questo peso che a volte abbiamo e di cui a volte magari non ci rendiamo nemmeno conto. C'è proprio magari una spirale e diciamo, come abbiamo fatto ad arrivare qua, no? Invece ci sono, e questa cosa purtroppo succede. E succede a tal punto che poi sentiamo i risultati anche sul fisico spesso. Quello che può succedere è dal punto di vista fisico possiamo avere problemi con il sistema immunitario e quindi ci ammaliamo facilmente. Questo succede spesso quando siamo stressati. Succede anche magari di avere problemi digestivi, perché ovviamente lo stomaco la psiche sono molto collegati. E poi possiamo chiaramente avere questi sentimenti, magari di rabbia, di risentimento, possiamo avere delle ferite, possiamo avere dei rimpianti, possiamo sentirci scoraggiati, impotenti, sentirci in colpa, no? E questo è un peso, e a volte non sappiamo veramente come uscirne. Ci sono diverse cose che si possono fare, proprio azioni da intraprendere, no?
Però possiamo anche, a volte non abbiamo magari la possibilità di fare tutte queste cose, di camminare nei boschi, di cantare, non lo so, di incontrarci, eccetera. E uno dei modi, io ho molto chiaro che uno dei modi per lasciare andare, no? Magari quello che può essere un trauma o magari una sofferenza di qualche genere, è usare gli oli essenziali. Uno dei perché? Perché l'olfatto è l'unico dei sensi che si collega direttamente alla parte del cervello che accoglie le nostre emozioni. Quindi, lavorando su quello, possiamo migliorare la situazione. Non è l'unico modo, ma è uno dei modi. Molte persone ricorrono alle medicine, ovviamente, perché, come sappiamo, come per il fisico, la medicina è semplice, no? Ti manda via i sintomi, però immediatamente, però ovviamente ha degli effetti di altro genere. Invece, gli oli non hanno effetti collaterali quando li usiamo bene. Beta, scusa, cosa significa mirano? Mirano, si dirigono, Ah, ok. cioè lavorano sui sintomi, però in un altro modo, cioè lavorano a livello cellulare e in qualche modo cancellano le informazioni sbagliate e ci riprogrammano. Ah, ok, grazie. E ci aiutano a, così, a ritrovare l'armonia. Le memorie che vengono represse possono portare ad attacchi di panico, all'ansia, anche alla depressione. E gli oli davvero ci possono aiutare a liberare queste cose, dovunque siano in qualche cellula. Lo sappiamo che gli oli essenziali lavorano sulle cellule, riescono ad arrivare dove altre cose non arrivano. La stessa cosa succede anche per le emozioni. Quindi quello che pensavo di fare è di vedere come alcuni oli, non possiamo prenderli tutti in esame adesso, ma alcuni magari anche che non usiamo molto spesso. Però come ci possono aiutare? Ho messo prima degli oli semplici. Il basilico è un olio che ho scoperto da poco. Non mi fa impazzire l'odore, mi piace molto l'odore del basilico in cucina. L'olio essenziale di basilico odora di pesto, secondo me, e quindi non è una cosa che mi piace moltissimo sentirmi addosso, per cui lo uso magari in punti in cui non lo sento molto, ad esempio sulle ghiandole surrenali, è un posto indicato dove applicarlo. E il basilico aiuta quando appunto c'è l'ansia o gli attacchi di panico. Lo chiamano l'olio del rinnovamento, sia dal punto di vista emotivo che anche spirituale. E aiuta a dare forza, ma anche a dare pace, a dare tranquillità. E quindi va bene in tutti i casi in cui ci sentiamo troppo pieni, in cui siamo affaticati, stressati proprio. Va bene anche per chi cerca di liberarsi da qualche dipendenza. E anche dipendenza nelle relazioni. Io ho sentito ultimamente persone dire che erano in relazioni in cui non erano felici ma non sapevano come uscirne. E in questo caso può aiutare. Un altro olio che a me piace è Cedarwood. Cedarwood è indicato per quando c'è qualcosa che succede improvvisamente, c'è qualcosa che cambia,
dal punto di vista del lavoro, nelle relazioni, anche cambiamento di casa, qualche cosa che ci succede per cui non, no, perdiamo un po' la stabilità, perdiamo un po' l'equilibrio. Cedar wood, lo dice il nome, è un albero. E gli alberi ci danno sempre, cioè gli alberi hanno delle radici profonde, no? Quindi trasmettono questo senso di stabilità, di radicamento proprio, quindi ci aiutano a stare più in equilibrio con una base sicura. E aiuta anche a lasciare andare la paura che a volte ci blocca, per cui non riusciamo a fare tutto quello che ci piacerebbe fare. E ci aiuta anche a rimanere più, quindi ad avere più speranze, a rimanere anche più concentrati, no? Senza disperderci, perché la stabilità è proprio questo. La lavanda non si poteva non mettere. La conosciamo, forse è uno degli oli che usiamo più spesso, e lo sappiamo che è molto adatta per la depressione, per lo stress, almeno per la riduzione dello stress, per l'irritabilità, eccetera. Ci sono proprio tanti studi anche sulla lavanda. E quindi è sicuramente uno degli oli che possiamo diffondere, che possiamo applicare, eccetera, in tutti i modi. Dentro le capsule del Serenity c'è la lavanda e c'è proprio uno studio che dice che ingerire la lavanda ha un effetto anche ancora maggiore rispetto al diffonderla, per esempio. Quindi questa cosa secondo me era interessante sugli effetti calmanti. La camomilla. Che è un olio che abbiamo aspettato per tanto tempo. Tutti questi oli qui, tra l'altro, vanno bene per i bimbi anche. Io a scuola, per esempio, mi capita spessissimo. Io ho un gruppetto adesso, di ragazzi con cui devo lavorare tantissimo sull'autostima. E mentre scrivevo e pensavo a questi oli, ce li avevo proprio in mente. Perché delle volte, magari, no, specialmente in quell'età, nell'adolescenza, ma può capitare a qualunque età, c'è questa idea di magari non accettarsi così. E invece l'accettazione porta ad avere la pace dentro di noi. E quando abbiamo la pace, allora possiamo crescere, possiamo trasformarci. La camomilla aiuta a rilasciare lo stress, aiuta a curare le ferite e aiuta anche la crescita nell'armonia. È uno degli oli, ad esempio, che vanno bene quando i bimbi mettono i dentini, no? Perché aiuta a uscire in qualche maniera. Va anche bene per tutte le persone magari che si sentono abbandonate, e questo ho avuto modo di scoprire, è un sentimento che ci portiamo dietro, ma fino ad essere adulti, ma anche di più. Ho sentito donne, potrei dire anziane, dire la mia mamma non mi voleva, e a quell'età, che ancora sia una sofferenza, mi ha fatto pensare, no? Dire, ma cioè, tu hai vissuto tutta la vita con questo peso e magari i fatti non li possiamo cambiare, no? Però il nostro modo di reagire, il nostro modo di sentire rispetto a una situazione che ci è capitata, possiamo modificarlo. E la camomilla è molto adatta per questa cosa. Il bergamotto ce l'ho adesso nel diffusore, insieme a Petit Grain. Ed è anche questo un olio che ci aiuta a concentrarci più su di noi, a pensare che
possiamo noi rendere noi stessi felici. E invece di aspettare che questa cosa venga dagli altri. È assolutamente antidepressivo e ci aiuta a ritrovare la fiducia in noi stessi. Quindi aiuta proprio nell'idea di riscoprire il nostro valore, di volerci bene, ed è importante questo tantissimo. Ed è un olio proprio allegro, non so se avete il bergamotto, ma ha un profumo molto molto gradevole, come tutti gli agrumi. Ci aiuta a non preoccuparci molto delle opinioni degli altri, di avere sempre questo bisogno di approvazione. E anche questa è una cosa che magari nasce da piccoli, ma che ci possiamo portare dietro per tanto tanto tempo. E quindi pensiamo com'è, no? A tutte queste cose di cui abbiamo parlato adesso. Di lasciare andare lo stress, di sentirci in equilibrio, di rinnovarci, di avere fiducia in quello che siamo, in quello che facciamo. E questo cambia tanto. Frankincense è l'olio della verità. È chiamato, quindi ci aiuta a lasciare andare tutto quello che magari quello che gli altri dicono, o le opinioni, o la depressione, o veramente delle false verità, e di trovare quello che conta davvero per noi. Aiuta a creare proprio delle prospettive nuove, che sono basate su quello che noi sappiamo essere vero. Ci aiuta anche quando intorno a noi ci sono delle energie negative. Succede perché le persone, le situazioni ci influenzano, no? E a volte è molto pesante quello che sentiamo. Ci sono delle persone che purtroppo in quel momento della loro vita non portano un'energia positiva e non sono persone con cui è facile stare a contatto. Però a volte non possiamo farne a meno, no? E quindi se invece noi riusciamo a liberarci, può darsi che noi possiamo avere un'influenza positiva su quella persona. Poi ho scelto la melissa, che è anche questo un olio molto, molto particolare. È un olio forse veramente uno dei più adatti per questo detox emotivo e per combattere lo stress. È stato usato per centinaia di anni per combattere queste situazioni, anche per trovare l'armonia tra il corpo e la mente. E ci aiuta anche questo a resistere quando intorno a noi non c'è un'atmosfera positiva. E aiuta anche a ritrovare l'equilibrio, a sentirci supportati, e anche questo è un profumo buonissimo, secondo me. Poi ho preso la melaleuca perché anche questo è un olio che usiamo tantissimo, ma che forse non tutti sanno che è un olio che aiuta a liberarsi delle legami, come posso dire, delle cose che ci costringono, che non ci fanno essere totalmente liberi. E ci aiutano invece a trovare l'energia giusta, a trovare le persone giuste intorno a noi e anche ad essere fedeli a noi stessi, ai nostri talenti, ai nostri desideri. La melaleuca purifica, pensate a come la melaleuca purifica la pelle.
allo stesso modo purifica le emozioni. Ci aiuta anche a mettere dei paletti intorno a noi, per cui oltre a questo non si va. No? E questo non è facile sempre, molte volte abbiamo delle difficoltà. Poi ho scelto Console perché in momenti di grande tristezza, di grande cambiamento, di perdita, Console è una miscela che può aiutare tantissimo. Io l'ho usato molto, ve l'ho detto ancora, in un periodo in cui stavo lavorando su uno dei chakra. E sono sicura che mi ha aiutato molto, avevo proprio bisogno di sentirlo. E non mi è capitato più così tanto come in quel periodo. È veramente molto potente. Peace, anche questo ci aiuta a... forse a lasciare andare un po' le cose del mondo, a capire da dove viene la vera pace. E credo che possa essere molto utile. Poi ho scelto delle altre miscele, ovviamente ci potrebbero essere tanti oli. Balance per la stabilità, serenity per lo stress, per riposare bene, perché anche il riposo è uno dei problemi che abbiamo quando abbiamo dei problemi emotivi, no? Io ho notato, per esempio, che quando sono stressata, ed è una cosa che riguarda il cuore, diciamo così, serenity va molto bene, va bene Console, va bene la lavanda. Se sono stressata per qualche cosa di più mentale, magari collegato al lavoro, così, ho bisogno di Balance, sì, Darwood mi aiutano di più. Questa è una cosa mia, eh? Poi ognuno così fa le sue prove, però io ho notato questa cosa. Elevation a me piace tanto. È un olio che... non so se l'avete provato, ha un profumo che secondo me sa di tè verde, mi ricorda quello. È un po' agrumato, ma anche dolce. E ti aiuta proprio a così. È sempre difficile trovare la traduzione giusta per uplifting. Ma veramente aiuta a pensare alle cose migliori, no? È stato formulato come antidepressivo e aiuta a rinalzare le nostre vibrazioni. Okay. Forgive, perché perdonare se stessi e perdonare gli altri è una cosa fondamentale per stare bene. Buttiamo via un peso grandissimo quando riusciamo a farlo. E Forgive davvero aiuta. Io mi ricordo, una volta avevo letto, stavo leggendo di Forgive e c'era questa signora che diceva applicatelo lungo la schiena. E io ho provato, in un momento in cui sentivo di aver sbagliato qualcosa, adesso non mi ricordo nemmeno che cosa fosse, ma non mi sentivo completamente a posto. E mi ha aiutato tanto. Abbiamo ancora 10 minuti, quindi allora, dove sei? Ok, queste sono le cose che dicevo, no? E ognuno di noi poi può trovare gli oli più indicati per perdonare gli altri, per perdonare se stessi, perché altrimenti non ha senso perdonare gli altri. Per volersi bene, questo ci sta tutto dentro, prendersi un po' di tempo per sé, fare una passeggiata, fare le scelte che rispecchiano quello che siamo. Recitare delle affermazioni positive, questo hanno scoperto che è tanto tanto importante, perché il nostro cervello registra quello che diciamo e le storie che ci raccontiamo diventano la nostra realtà.
Quindi il modo in cui parliamo a noi stessi e di noi stessi è fondamentale. E anche se forse ci sentiamo un po' strani quando ci diciamo queste cose, magari vi faccio un elenco di alcune affermazioni. Potete anche scrivermi e dirmi: vorrei una cosa per quello che riguarda il lavoro, per quello che riguarda la famiglia, o per quello che riguarda me stessa, la salute, non lo so, e magari vi cerco e vi scrivo delle affermazioni che ci possiamo ripetere. Però aiutano, senza anche magari che ci rendiamo conto, però proviamo a pensare al modo in cui noi parliamo di noi stessi e cerchiamo sempre di parlare in modo positivo di noi. Guardare avanti, perché il passato è quello, forse ci sono delle cose che non ci piacciono, le abbiamo tutti, però non stiamo andando verso il passato, stiamo andando avanti, quindi è giusto che guardiamo là. Piangere da soli o piangere con qualcuno, non con chiunque, ma può essere utile avere una spalla. La spiritualità aiuta tanto per il benessere emotivo e spirituale. Ognuno trova la sua forma. Io ho trovato la mia, se volete ve ne posso parlare in un altro momento. Però una forma di spiritualità, una forma di fede, di sentire che, no, che non siamo soli, aiuta tanto. Un luogo di pace, a volte in casa mia per esempio c'è spesso molta confusione, un sacco di gente e quindi io ho dei momenti in cui io ho bisogno di fare questo, per esempio la mattina presto, preferisco alzarmi prima e avere un momento in cui c'è silenzio, in cui posso così iniziare la giornata nel modo giusto e anche rimuovere le distrazioni. In modo che possiamo concentrarci sulle cose importanti, perché tante volte perdiamo tempo o così, no? Ci facciamo trasportare da qualche cos'altro. Se vogliamo fare un momento di detox emotivo, forse dobbiamo anche disintossicarci da tutto quello, tipo paragonarci con gli altri. Succede spesso, guardando Facebook, guardando quelle robe lì, succede spesso di confrontarsi con gli altri, no? Quindi forse quello può essere un modo, poi ognuno trova il suo. Però capire quello che ci distrae da, ok, sto cercando di stare bene, questa roba mi disturba, allora la tolgo, almeno per un po'. Voi li avete già tutti, ma siccome questa cosa sarà diffusa, ho aggiunto questa pagina. E questo mese, molti di voi hanno già ordinato, ma questo mese ci sono in omaggio proprio gli oli di cui alcuni degli oli di cui abbiamo parlato. Quindi se volete, se pensate di fare una classe su questo che possa essere utile a qualcuno, magari può essere una bella occasione per averli. Perché c'è Balance, Serenity e Citrus Bliss, che non ho messo, ma è un olio che aiuta tanto per le emozioni. E sono rimasti 4 minuti, quindi se volete, se avete qualche domanda, qualche cosa, possiamo usare questi minuti. Nel diffusore si possono mettere quanti oli diversi? 2, 3, 4. E nel diffusore dici? Sì. Ma io di solito o ne metto magari 2, dipende anche da che oli metti. Io penso fino a 3 va bene. Può capitare qualche volta di metterne anche 4 se sai che si combinano bene insieme, insomma, provali magari prima. A me piace capire che cosa c'è dentro, quindi, però magari a volte invece viene una cosa molto gradevole. Avevi in mente una cosa particolare? No, pensavo, non so, per dire, il basilico, no? Per il discorso di liberarsi dalle dipendenze. Poi quindi un cedarwood perché è quello per i cambiamenti, no? Uh-huh.
e magari alla lavanda per il discorso del cambiamento genera comunque stress, no? Certo. Pensavo ad esempio a questi tre. Potrebbero essere messi come abbinamento, sì, come abbinamento, su, come significato, sì. Non riesco in questo momento a ricordarmi, a immaginarmi bene l'aroma che possa venire fuori, però è sicuramente da provare. Perché se l'aroma non è gradevole, conviene buttare via tutto e rifare, giusto? Ma dipende che cosa ti piace avere in casa. Io una volta ho provato a mettere, che cos'era? Era qualche cosa tipo il cumino? Per carità, no, nel diffusore no. E può avere tutte le proprietà del mondo, però a me dava fastidio l'odore proprio di quello nel diffusore. Nel cibo ci sta bene. Mi fa un po' lo stesso effetto anche il basilico. Però è una cosa personale, quindi tu prova, se pensi che se ti piace va bene. Io ci credo molto a questa cosa, se ti piace vuol dire che va bene. Non è come la cioccolata. Per quello che dicevo, se non ti piace è meglio che la butti via. Secondo me sì, perché ti innervosisce, una cosa che... No, invece se ti piace così allora sì. Mm-mm. Assolutamente. Abbiamo un minuto e mezzo ancora. Pilar, sei pronta per domani? Non ti sento. Sono un po' agitata. Però sì, sono pronta. E spero che le persone che abbiano detto che vengono, spero di averli, perché altrimenti ci ritroviamo in tre. Luisa, vai domani, vai da Pilar. Non posso dirlo alla Chiara perché è un po' scomodo per lei. Dov'è? A Pesaro? A Pesaro? Mm-hmm. Pesaro. Domani ho una conferenza al centro. Magari dopo, Luisa, quando vengo, possiamo parlare di questa cosa della tenda rossa? Come no? Perché secondo me dovrebbe essere una cosa bella. Facciamo una dependenza riminese? Ma l'idea è che ci dovrebbero essere tende rosse dappertutto, in ogni paese, in ogni villaggio, in ogni città, in ogni quartiere. È proprio un pronto soccorso per le donne, un luogo di ritrovo, un così, no? Un po' come una volta le donne davvero si riunivano